vai a scuola, Matteo, vergognati, vergognati. Io dico la maggior parte di voi, ragazzi, che siete piccoli, cioè io ho 23 anni, cioè se ho 23 anni, ma dalla cultura che ho, potrei farvi da padre, potrei fare anche da padre ai genitori degli altri. E a questo punto dico, regà, sono finiti i giochi, cioè nel senso, sono finiti letteralmente i giochi. Io non posso veramente arrivare a fare questo tipo di cose, cioè. Sono di Roma, mo te vengo a sfondare culo, e tutte queste persone qua che continuano a dire cose, raga, state a fare i pettegoli, state mettendo zizzania, state cercando di infilare il bastone nelle ruote, però la ruota gira così forte che quando ci tiri il bastone si spezza. Hai capito qual è il fatto? Non te lasciano più in pace, per me non è un problema. Io sono in pace con me stesso e di conseguenza sono in pace con la vita, sono in pace con il prossimo e sono in pace, vengo in pace. Io quando ho ricevuto minacce da persone fisicamente che sono venute qua, io gli ho risposto con il sorriso perché capisco, per capire il prossimo serve il cervello, serve entrare nella mente dell'aggressore. Si dice che per sconfiggere la criminalità prima devi essere un criminale, quindi noi abbiamo entrambe le carte da giocare, di conseguenza. Con questo tipo di minacce non fate paura a nessuno, dovreste avere voi paura di voi stessi, del fatto che state rischiando di chiudere con la vostra libertà, perché se voi fate del male a qualcuno, al giorno d'oggi, soprattutto a personaggi pubblici come noi, avete chiuso, nel senso, la polizia vi chiude la vita, vi arrestano, vi portano dentro e questo succede, cioè. Avete completamente chiuso poi. E per questo per fare cosa? Per avere un po' di hype, qualche cosa, 5 minuti di hype, 200 follower, vale la vostra libertà comportarvi in questo modo per avere 5 minuti di hype, ragazzi, perché si tratta di questo, di 5 minuti di hype. Ecco, stavo parlando un po' con questi ragazzi. Cosa? Ho bloccato tipo 5 numeri. Ma tu devi mettere non disturbare, devi mettere niente in notifica, tutto di tutto. Cioè, ma te devo dire io queste cose, Asia? Cioè. Ma vabbè, non mi aspettavo che questa diretta scatenasse tutte queste cose. Ma neanche io, però sai che c'è, da cosa nasce cosa? Nel frattempo che tu sei andata a bloccare quei numeri, io ho parlato un po' con questi ragazzi, gli ho fatto capire un po' di filosofia, gli ho fatto pure un po' di lezioni di scienze, di chimica, comunque a loro non piace andare a scuola, non studiano, quindi comunque sia. Zio 1727, prova a mandargli dei messaggi positivi nel cervello bagato che hanno, perché Forelli sono stati consumati dalle droghe, i neuroni non esistono più, le sinapsi sono attappate dal THC, perché il THC è un lipide, ragazzi, sapete che è un lipide? Un lipide è un grasso, il grasso si attacca a ottura, ottura, quindi voi poi avete anche problemi. Cosa? Ottura tutto. Ottura tutto, ragazzi, poi neanche più a letto siete performanti, e questo è il problema. È questo il problema. Secondo me il vostro problema è che a letto non siete performanti, siete frustrati. Ma perché siete frustrati? Perché siete voi a farvi la vostra prigione mentale, a darvi dei limiti. Ragazzi, ragazzi, ma dico un po' di. Cazzo, andate in palestra. Ma perché non canti un po'? Dai, mi canta qualcosa. Che devo cantare? Dai, canta qualcosa. Ok, preparati. Questa è bella, questo è. La donna immobile sul letto stava, col dito mignolo se la grattava. Ecco qua, ecco il mio lyric time. Ancora. Ancora? E che devo cantare? Oh, il Oh, mio amico Jason che lavora da Filippe. faccio Salutiamo. mandare due siti, oh. Mandate due siti qua. A Filippo. Dai, canta un altro po'. Ok. E adesso spogliati su quella seggiola. Poi non mi ricordo più. Povero diavolo, che pena mi fa! E quando ha letto lui, ti chiederà di più.
cederai, perché tu fai così. No, stop, stop. Ma qui cantavi tipo Vasco Rossi. Vasco Rossi, Vasco Rossi, com'è che fa Vasco Rossi? Che cazzo fa Vasco Rossi? Fa uè, come un piccolo fiore, nana. Svegli il so per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria, tu tum tum. Mettiamo a diventi rossa se qualcuno ti guarda, e sei fantastica quando sei. Quando sei Asia? Un po' di reggaeton. Reggaeton, reggaeton time. Reggaeton time, dimmi se ti piace questa. Approvi? Poi comunque sia, ormone esce da solo, che devo fa? Infatti, infatti abbiamo parlato tanto, dai, è quasi un'ora sì. Che a parlare, quindi dai, allora ci sentiamo in chat. Oh, vabbè dai, ci abbandoni così, vabbè, poi ci sentiamo in chat, va bene. Va bene. Per te e tutti i tuoi fans. È stato un piacere mio, veramente. Presto. Ciao Asia. Ciao caro. Ciao ciao. Mo se siamo arrivati sta cagacazzi dal cazzo e vaffanculo. E mo ve lo dico. Mi sono fatto due coglioni come una casa. Oh. E dai, oh. Fammi entrare qualcuno, fammi vedere qualcuno qua. Qualcuno che sta a far serio qua un attimo. Oh. Vediamo questo qua. Oh. Vediamo se sono un becille, dai, io va. Ah. Dai, Giacomino, entra in diretta, fammi vedere il leone che sei. Dai, Giacomino! Giacomino! Ha rotto il culo! Ti hanno rotto la guarnizione!
attenzione che bucio del culo, abbiamo merda, cagata, pisciata. Bravo, 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 una cagata di merda, scimmia addomesticata, a cascata, cagata altra cascata, coglione, zitto, andiamo, andiamo, zitto, devi stare, andiamo Luca, non mi cercare, andiamo, zitto, ti vado a pisciare in bocca nella tazza del cesso.